Buongiorno a tutti, siamo quest'oggi qui con Ariaudo, uno dei protagonisti tra San Sebastiano e CBS. Vittoria per 1-0 molto importante, quest'oggi era uno scontro diretto di fatto da portare a casa, quantomeno evitare di farsi male, tra virgolette. No? Oggi che partita è stata? Com'è andata? Oggi ovviamente è stata una partita dura, uno scontro diretto che aspettavamo, avevamo voglia di giocare come sappiamo fare noi. È stata una partita tosta ovviamente, loro sono una bella squadra, ma abbiamo fatto una buona partita, siamo stati solidi, ogni momento abbiamo sempre cercato la compattezza e siamo stati bravi a sfruttare le occasioni che abbiamo avuto. Loro anche si sono fatti sentire davanti, ma abbiamo reagito bene. Ti chiedo se hai patito le offensive del CBS. Ovviamente quando sono andati sotto il CBS ha dovuto salire di più per forza. E quindi noi ci siamo chiusi un po' dietro e c'è da soffrire, ovviamente c'è da soffrire, l'abbiamo fatto da grande squadra secondo me, una grande difesa nonostante dietro siamo giovani e l'abbiamo fatto bene, siamo soddisfatti e abbiamo la fame di non prendere mai gol, quello secondo me è molto importante. Esatto, tra l'altro ne parlavo con Mister, di fatto con te la rete inviolata è ormai quasi una certezza, ti chiedo se hai un trucco, un segreto. No, nessun trucco, nessun segreto, è la fame che abbiamo tutti, io in primis, ma come anche i difensori cerco di trasmetterla a loro che ne hanno già abbastanza e poi durante la settimana il lavoro è quello da fare e parte da lì diciamo, quindi si allena anche quello. Ne parlavamo fuori camera, 5 punti sul Pedona, 6 sul CBS, adesso il destino è di fatto nelle vostre mani, ti chiedo cosa vi aspetta da qui alla fine del campionato. Sono ancora 9 partite, ma saranno tutte toste perché si sa verso la fine della stagione diventa così, chi si deve salvare e chi punta più in alto, ma comunque saranno tutte toste. Adesso abbiamo una sfilza di partite tutte importanti. Ci sarà da rimboccarsi le mani e ce la metteremo tutta. Grazie mille. Grazie.